Continuiamo a parlare di Regione Lombardia, parliamo della riapertura del Museo di Arte Contemporanea di Gallarate, il MAGA, dopo l'incendio di 6 mesi fa. Sabato riapre i battenti. Facciamo il punto della situazione con l'assessore alle culture e identità della Regione Lombardia, Cristina Cappellini. Assessore, a 9 mesi dall'incendio che ha danneggiato il MAGA, riapre questo importante pezzo di cultura di Gallarate, anche grazie all'impegno importante di Regione Lombardia. Sì, infatti ho voluto ospitare qui a Palazzo Pirelli la conferenza stampa per annunciare la riapertura del MAGA sabato prossimo. È un traguardo importante a pochi mesi da un evento che aveva colpito. Sospendendo l'attività del MAGA, a soli 9 mesi siamo riusciti, grazie all'intervento di Regione Lombardia, che è stato tempestivo, ma anche frutto di una sinergia, di una collaborazione importante con il territorio, in particolare con il comune di Gallarate e con la fondazione, quindi un bel successo e una notizia positiva per il territorio, ma anche per noi istituzioni. Si riapre ovviamente con un'iniziativa culturale, con una raccolta fondi. Sì, infatti ho apprezzato anche questa iniziativa che poi verrà in conferenza stampa illustrata dalla dottoressa Zanella. E sì, un buon modo per ripartire, anche se ricordo che le opere del MAGA hanno continuato, diciamo, il loro viaggio, perché sono state ospitate prima alla Triennale qui a Milano e attualmente in Villa Reale a Monza. Quindi il sostegno da parte delle istituzioni di Regione Lombardia c'è stato anche dal punto di vista logistico, e però riaprire la propria sede è un evento importante a distanza appunto di poco tempo, quindi viva la concretezza, direi. Direttrice Emma Zanello, una grande soddisfazione dopo soli 6 mesi poter riaprire casa. Sì, devo dire di sì, il lavoro è stato grandissimo e molto differenziato sulle attività culturali, espositive, la bonifica, la ricostruzione e la riapertura, ma siamo ovviamente molto soddisfatti di ritornare a riattivare il MAGA, anche se al 50% rispetto agli spazi espositivi. Confidando che questo anno, in attesa che venga riaperto poi tutta l'ala incendiata, sia un anno denso di proposte, iniziative e di poter continuare a lavorare insieme ad altre istituzioni culturali nel sostegno del museo. Come sarà questa riapertura? Allora, noi riapriamo con una mostra molto particolare, realizzata con opere, 200 opere donate da artisti italiani e anche del nostro territorio per una raccolta fondi per il MAGA. La mostra ha un titolo dedicato ai Beatles, With a Little Help from My Friends, cioè con un piccolo aiuto dai nostri amici, e Artisti per il MAGA. Significa proprio questa grande solidarietà e partecipazione che è nata dal basso e che poi abbiamo guidato fino alla realizzazione di questa mostra, che rimarrà aperta un mese fino a Natale. Contemporaneamente il MAGA riapre anche tutte le attività culturali, educative, il rapporto con il pubblico, le conferenze, le serate, i laboratori per i bambini e le scuole, per dimostrare che un museo non è solo una mostra, non è solo una sede, ma è la vivacità della progettazione culturale. Giacomo Bonanno, presidente del MAGA. E allora una soddisfazione poter ricominciare dopo soli 6 mesi. Beh, intanto è una soddisfazione riprendere l'attività all'interno della sede museale. Diciamo che non ci siamo mai fermati. Il museo è andato avanti in tutti questi mesi con tutte le sue iniziative e tutte le sue attività. La mostra fatta alla Triennale di Milano e alla Villa Reale di Monza dimostra che proprio questa attività è stata anche coronata da grandi successi. Abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico a Milano e stiamo avendo un ottimo riscontro anche a Monza. Questo dimostra la qualità della collezione del museo e la qualità della scelta che è stata fatta in passato, ma non ci siamo fermati soltanto all'attività espositiva, anche l'attività didattica, di ricerca, di sviluppo è continuata con iniziative e conferenze che sono state svolte a Gallarate in diverse sedi, ma anche con tutta l'attività didattica che è stata portata, è stata quasi distribuita sul territorio, invece che avere una sede propria ci siamo un po' diffusi in maniera quasi parcellizzata su tutto il territorio. È più difficile agire senza una sede propria, è stato più impegnativo e di questo va dato atto a tutto il personale che ha saputo raddoppiare gli sforzi. Contiamo adesso di riuscire a fare meglio le cose quando riprendiamo possesso della sede, perché avere una casa tutto sommato ci aiuta.
Si aspettava che in così tanti aiutassero il MAGA in questi mesi di difficoltà? Ma devo dire che siamo stati tutti piacevolmente sorpresi, non soltanto dalla quantità ma anche dalla qualità del supporto. Avere un supporto che viene da istituzioni importanti come la Fondazione Cariplo e la Regione Lombardia, ma avere un supporto che viene anche da tanti artisti che sono quelli che fanno l'arte contemporanea, quella a cui si rivolge il museo, e avere dall'altro lato tanto supporto anche dai cittadini, dalle persone che continuamente vengono a chiederci quando riaprite, quando possiamo rientrare, quando possiamo tornare a visitare il museo e a studiare. Avevamo un centinaio di studenti che venivano quotidianamente nelle nostre strutture a studiare. Allora, il contatto con tutte queste forze, istituzioni, artisti, cittadini, è stato di qualità, non soltanto di quantità, e questo è stata una soddisfazione forte per tutti gli attori del museo.